Boom shakalaka ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, questa diciamo miniserie, nel senso che non comincerò una serie lunghissima, solo qualche video così perché ho cominciato questo gioco, come vedete Scribblenauts Unlimited, molti di voi sicuramente lo conoscono perché è famosissimo e pieno di video su YouTube e mi piace talmente tanto questo gioco che sinceramente l'ho provato solo recentemente, non l'avevo ancora provato, ahimè me ne sono pentito perché questo gioco è meraviglioso. Quindi niente, io vi lascio, cominciamo questo, non so quanti episodi farò, ma lo farò tutto, giusto per condividere il mio gaudio con voi. E intanto sono ritornato, come vedete, queste cuffie, l'audio sarà pessimo perché io non trovo più il connettore da attaccare al PC delle mie cuffie, la Logitech, quelle serie, non lo trovo più, non riesco più a collegarle al PC, posso collegarle solo al PlayStation perché va via, tanto avete visto le mie schermate di Steam. E niente, possiamo cominciare. Cominciamo, non vi racconto niente, vi lascio vedere questo filmato in pace. La nostra storia comincia con nonno Edgar e nonna Judy. Incredibile ma vero, nonno Edgar era stato il migliore avventuriero del pianeta. Nonna Judy non era d'accordo. Anche lei era un'avventuriera. A Edgar succedeva spesso di giungere in luoghi rimasti nascosti per secoli e scoprire che Judy era già lì a farsi uno spuntino. La loro rivalità continuò per molte altre avventure. In una di queste, Judy arrivò prima di Edgar in cima a una piramide. Ma il tesoro era un anello di fidanzamento. Edgar e Judy decisero di fondare una famiglia ed avere dei figli. E la fondarono talmente bene da farne 42. Un giorno, mamma e papà diedero a me e Maxwell due incredibili regali. Il primo era un globo magico che consente di andare ovunque nel mondo. Il secondo era un fantastico taccuino, su cui era sufficiente scrivere qualsiasi cosa per farla apparire. Preoccupati di vederci diventare bambini viziati, i nostri genitori decisero che dovevamo affrontare le difficoltà del mondo esterno. In cammino verso la città, incontrammo un vecchio che aveva fame. Maxwell fece apparire una mela, ma solo per giocargli un brutto scherzo. La mela era marcia. Il vecchio l'assaggiò e la sputò, arrabbiandosi moltissimo. Ci lanciò una specie di incantesimo. Disse che eravamo viziati e sparì. Sembrava non ci avesse fatto niente. Quando però Maxwell si rimise in cammino, non riuscì a seguirlo. Il vecchio mi aveva lanciato una maledizione per trasformarmi in pietra. Non sapevamo cosa fare. Per fortuna, la fattoria di nostro fratello Edwin era lì vicino. Caspita, com'era arrabbiato Edwin. Era deluso per ciò che avevamo fatto al vecchio e disse che ci meritavamo la maledizione. Meno male che Edwin conosceva gli Starright. Sono oggetti magici che nascono dalla felicità degli altri. Quando fai abbastanza per farli felici, trovi gli Starright. Con il suo taccuino, Maxwell avrebbe potuto fare buone azioni e recuperare Starright sufficienti per rompere la maledizione. Maxwell disse, d'accordo, farò del bene a tutte le persone che incontrerò. Troverò tutti gli Starright del mondo e ti libererò dalla maledizione, Lily. Maxwell prese il suo taccuino e uscì. Bene, avete visto il filmato iniziale, quindi il nostro scopo sarà quello di raccogliere questi Starle, come cazzo si chiamano, e completando varie cose. La cosa bella di questo gioco è che... Ciao! È entrata una donna in mutande. La cosa bella di questo gioco, appunto, stavo dicendo che non mi distrarre, però così... che potremmo utilizzare la nostra tastiera, io adesso questa è la versione per PC, so che c'è anche per Wii U, eccetera, potremmo usare la nostra tastiera per PC per creare qualunque cosa. Ecco, io, vabbè, questa qua è la prima parte, sarà un tutorial, quindi vedrete ben poco in questa puntata, però
le basi. Come dicevo, appunto, questa si potrà utilizzare la tastiera per creare qualunque cosa. Questa prima parte di tutorial vi spiegherà un po' come funziona. Sono il più piccolo della cucciolata in un maiale pluripremiato. Scrivi un oggetto per aiutare Maxwell a pulire il maiale. Boh, quindi potrei usare, non so, un sapone. No, se non lo stavo scrivendo, però. Anzi, una spugna. Spugna materiale. Ed ecco creata una spugna. E pulisci. Perfect. Clicca barra d'avanzamento, suggerimento per corrente. Ok. Clicca, rimuovi l'oggetto. Qua si elimina. Si prende l'oggetto e si butta nella monnezza. Ok. Maiale pulito, rendilo più grande con un aggettivo. Aggiungi aggettivo. Colossale. Boom! Maiale gigante. Vedete, maiale vince il concorso per giovani talenti. Trova un aggettivo ed un nome che descrivono ali abbastanza grandi per trasportare il maiale. Se il maiale è colossale, ci vogliono ali colossali. Ali colossali, ali colossale, no, giustamente per ne solo singolare. Lo zaino magico contiene, ecco, qua ci spiega che possiamo mettere le cose nello zaino. Adesso ce le farà tirare fuori dallo zaino un'altra volta. Quindi questa cosa è stata particolarmente inutile. Però giusto per far vedere cosa serve lo zaino. Trascina le ali in basso a destra e mettiamole al porco. Boh! Il maiale volante. Bla bla bla, parla un po' come i Simpson. Bla 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 bla. Bene, bene. Terzo maialino. Questo cos'è? Un criceto gigante. Grosso un maiale, ma il mio maialone enorme. Yeah, ed ecco qua il primo Starlite. Starlight. Come si chiama? Dum. Le basi completate. Il nostro scopo sarà quello, appunto, di aiutare più persone possibile a raccogliere quanti più possibili. Starite. Bene, andiamo avanti col tutorial. Guadagna frammenti aiutando le persone. 10 frammenti formano uno Starite. Usa la modalità Starite per trovare i frammenti. Ecco, infatti qua, vedete, tac, tutte le cose dorate che troveremo ci diranno le cose. Vedete qua, per dire, l'obiettivo è aiuta il seme a crescere. Non so, potremmo dargli dell'etame. Letame. No, l'etame non c'è. Facciamo concime. Sì, che c'è. Lo so, ma è normale. Il tutorial è così. Qua noi lo... Usa. No, non funziona. Devo darglielo. Ok. Aveva ragione Chiara. Chiara sta già giocando a questo gioco. Fino alle 2 di notte, infatti. La pianta ha tolto un'altra opportunità. Praticamente serve per... Se sbagliamo qualcosa possiamo resettare. Qua ci fa sbagliare apposta per farci vedere che si può resettare il livello per se sbagliamo qualcosa. Blocca punti può creare molte cose, ma volgarità, materiale coperto da diritti d'autore e nomi propri non sono consentiti. Giustamente, se scrivo Batman non viene fuori. Aiutami, vediamo. La mia gattina è bloccata su un albero, salvala. E la gattina, per aiutarla, ci la facciamo. Scriviamo volante. Adesso la gattina volante può venire giù. Perfetto. Ok. Abbiamo preso un altro Starite. Livello completato. Tac. Tac. Livello completato. Tac. E niente, ora puoi utilizzare il fratello di Maxwell e Evid. Ma vabbè, io utilizzerò Maxwell perché non sto qui a cambiare. Dice che cliccando qua si potrà scegliere. Si potrà scegliere un altro avatar. In questo caso adesso c'ho solo questo, quindi. Però tengo Maxwell che mi sta più simpatico. Bene, possiamo andare avanti. Ah no, devo andare prima dalla sorella. Ecco, però un trucchetto per rendere le cose un po' più semplici. Aggiungi aggettivo, noi facciamo fluttuante. E velocissimo. In modo che il nostro Maxwell sarà fluttuante e velocissimo. Risparmieremo un po' di tempo perché sennò... Lili, ok, cosa dobbiamo fare? Basta, abbiamo finito. Oh.
tac, e si va nel prossimo livello. Adesso finiamo questo livello, poi chiudiamo perché siamo già a 10 minuti abbondanti. Ogni livello sarà composto così: ci saranno degli obiettivi da compiere per ottenere degli starite, dei frammenti di starite, oppure delle, chiamiamole, missioni per ottenere uno starite completo. Fammi divertire. Cos'era questo? Non mi ricordo più. Cosa gli avevamo fatto? Pagliacci? Eh sì, funziona. bene. Poi vediamo questa. Ho parcheggiato dove non dovrei. Qua ci vuole un carro attrezzi. Cappo. Tum. Attacchiamola e andiamo. Sì, vabbè, tu sei impedito. Dun dun dun. Dio, mi ha tirato la multa dietro. Che cos'è? Rilegatura, me l'ha tirata dietro. Vigile maledetto. Smonta. Questo lo lasciamo qua. Vabbè. Allora, vigile, cosa vuoi? Niente. Vigile non vuole niente. Oh, uno scarafaggio. Niente, neanche uno scarafaggio. Facciamo così. Oh, c'è lì Superman. Allora, questo è così brutto. Così brutto, facciamo così. Se è brutto, facciamo bello. Gli ha messo sul cappellino la bombetta. No, bisogna pulirlo. Allora, vediamo. Sapone. Pulisci. Sì. Intanto il cappello me lo metto io. Ok. Artista metropolitano. Vediamo. Metti qualcuno nella cabina telefonica a farne un mio aiutante. Proviamo con... Superman aveva il cane, Crypto. Proviamo con un cane. No. No. Allora proviamo con... la nonna. Mettiamo la nonna. Che è ringiovanita di colpo, tra l'altro. Questo gioco è bellissimo. Allora, interruttore. Crea una nuova fontana, metti un oggetto nell'acqua vicino all'interruttore, quindi premilo. No! Facciamo così. Intanto però c'è un paura, hai visto? Vabbè, togliamo. Di pietra che anche i soldi facciamoli via. La. Oh, questa è una missione, vedete, quelli che hanno la stellina blu sopra sono missioni. Noi cominciamo. Partecipa ai classici giochi delle giostre per vincere dei premi. Giochi delle giostre. Non ci sono in città, lancia qualcosa per buttare giù le bottiglie ma non superare la barriera, perché se la supero cosa succede? Me lo fa fare ricominciare. Giochi delle giostre. Allora, dobbiamo tirare giù le bottiglie. Le bottiglie le tiriamo giù con... Aia. Mitra. LOL. Ah no, l'ho dato in mano a lui. Dammelo. Ruba. Bazooka. E questo sembra Olmo di Camera Caffè. Per questo ci mettiamo invece una pistola gigante. No, una pisola. Pistola gigante. Oh! Niente. Inutile. Devi morire. Bella.
1000 lire, adesso me ne vado in giro con sto pistolone gigante. No. Però voglio andare in giro con... un pistolone gigante? Sì, voglio un pistolone gigante. Voglio qualcosa da cavalcare, non so, tipo un unicorno alato microscopico. No, non posso cavalcarlo, però posso tenerlo in mano. Non posso metterlo in mano, allora quanto io. Drago nano. Bello. Veloce quanto. Vabbè. Voglio andare per mare? Vai. Dove vuoi? Bagnarola. Non esiste. Zattera. Vai per mare. Potevo darti una nave gigante, però no, io sono bastardo. Voliamo, però per volare cosa mi serve? Bello. Se no... sì, oddio, sembra l'ispettore Derek. Questi due. Ok, vediamo cosa vogliono. Non vediamo nulla, ci sono le nuvole, allora ti metto giù un sole blu. No, c'è un sole bus. Ah, ho scritto solo per quello. Sole blu. È bianco questo, non è blu. Ok, come vedete ogni 10 frammenti di starite, ci darà uno. Perché mantengo la bottiglia? Vabbè, scimmia! Fammi re! No, no, aia! L'hanno ammazzato. Oh, livello completato, livello completato. Vai da lì, ecco, come vedete. Wow. Man mano che prenderemo questi Starship Trooper. Starcazzo, prima poi li chiamerò Starcazzo. Ecco, adesso ci ha dato un oggetto molto utile, tra l'altro, ecco, infatti. Vabbè, lei intanto piano piano diventa sempre più pietruosa. Un oggetto che ci permetterà di scegliere dove andare. Adesso noi andiamo a una stazione di polizia. Anzi, vi faccio vedere che in teoria si potrebbe andare, questa è la capitale, il livello che abbiamo fatto prima. Si potrebbe scegliere il livello andandoci direttamente, vedete, museo, questo non so che cos'è, stazione dei pompieri. Si può andare così, però per comodità si può usare il mappamondo e sceglierselo direttamente. È decisamente più comodo. Questo è un altro livello, dai, finiamo questo e via. Ok, allora vediamo. Tac, cane. Devo essere pronto per diventare un cane pompiere. Ora ti do un elmetto. No, non mi piace l'elmetto. E allora, per essere un cane pompiere deve essere coraggioso, quindi vediamo, uso blocco appunti, aggiungo aggettivo coraggioso. Sì, direi di sì, è andato via con un camion. Però va bene. Mission. Trasforma una station wagon in un'autopompa. Non fare battute sulle pompe. Ecco. Auto dei pompieri. Allora. Facciamo un'arda da Vinci. Allora. No, è Donatello che va al cappello. Sempre col cappello. Rappresentato col cappello. Clicca la testa di Max per centrare la camera su di lui. Tutte le autopompe sono occupate, quest'auto deve diventare un camion dei pompieri, cominciando iniziando l'auto. Allora tiriamo una pittura vernice e vai.
è arrivata una secchiata praticamente. L'auto deve essere udibile. Dal DJ qualcosa di rumoroso da installare sull'auto. Batteria. Batteria, musica. È rumoroso. L'auto? No, mo la mia. Mi piace. Sì. Maledetto. Allora una radio. Stereo. Cazzo sto facendo? Stereo. Bravo. Così sulla portiera. Bello. Attaccata con lo scotch. Il pompiere è quasi pronto a intervenire. Dagli uno strumento per fare il suo lavoro. Estintore. Vai. Estingui, estingui. Bella. Zan 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 zan. Il traffico è terribile, aiuta l'auto a superarlo. Facciamo volare. Ci diamo un paio di ali. Metalliche. Metallica. Ali metallica. Le ali che si mettono a cantare Master of Puppets. L'hai capita? Ah, oh, metallica. Passa. Non fa ridere. No, lo so. Aiutatemi. Dove sei, Maxwell? Dun dun dun. Vedi come cammina tutto bello. Baldanzoso. In punto. Zan. Auto dei pompieri completato. Ta 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 tam ta tam. Starite, starite. Tan. Aiutami a testare tutti gli allarmi. Suonalo. Non ci arrivi? Andiamo, suoniamo da sopra. Qua cosa c'è dentro? Svuota. Un panino. Svuota. Fai ripartire il cuore di questo manichino. Come si chiama quello? No, ha letto sto motore. Come si chiama? Libera. Cardiogramma. No, elettrocardiogramma è quello per misurare i battiti. Rianimatore. No, rianimatore. Oh dai, porco cane, come si chiama? Defibrillatore. Bello. No, rianimalo. Direi che l'ho rianimato. Anche in Steam. La gente dice che ho dei problemi. Chi può aiutarmi? Piromane. Chi può aiutare? Psichiatra. Cos'è Einstein? Vai, aiutalo. Ah. Vedi che funziona la psichiatra. Su. Russa così forte, non posso dormire. Tappi. Non è proprio il mio elmo. Tutto rosa, con l'elmo rosa che c'era sotto. E qua. Raccogli. Oddio! Ah, non posso salire. Tu sei Spider-Man? Suona. Se lo faccio dopo volando. Ah, devo dargli l'elmo. Tac. Anche la faccia che è diventata rosa. Vabbè. Allora, che ore sono? Posso andare a casa adesso? Vai. Cazzo vuoi da me? Clessidra. Così diventi scema. Scema, anzi. Già. Questa è un'altra missione. Fammi fare prima sto coso qua. Incendio scarico. Aggiungi un aggettivo. Allora facciamo carico. Non c'è, però c'è carino.
No, vediamo. Chiave inglese. Aggiustiamolo. Ok, questo funziona. Con la coroncina in testa. Questa bistecca deve essere resa più tenera prima di poterla cuocere. Bistecca con le corna. Colpisci. Batticarne ci vuole. Sì. Oh, spettacolo. Carne dura. Allora, vediamo. 7 su 9, me ne mancano 2. Vabbè, qua c'è una missione da fare, facciamola subito. Invasione della caserma. Io ho paura. Aiutate, aiutate. Ho paura. Allora, la città è stata invasa dagli zombie. Ogni sopravvissuto deve essere soccorso. Aiuta il dottore a curare le ferite del pompiere. Bende. Benda, scusa. Bravo. Ok. Bello che si può creare qualunque cosa. Sogno di qualsiasi giocatore dare qualcosa per respingere l'orda. Spada. Laser rossa. Vai! Va bene. E ora fanno il possesso scosso, bisogna di qualcosa per calmarsi. Io che cosa ti do? È venuto sonno. Allora, il generale è convinto che sia impossibile, che sia possibile combinare alcuni semplici oggetti per creare una macchina da guerra. Metti tre oggetti inadeguati per creare un mech. Creare un mech, cosa ci vuole? Un hamburger, insalata e la salsa Big Mac. Allora, vediamo. Ci mettiamo prima di tutto per un mech ci vuole un bazooka. Robot telecomandati che puoi guidare. Hai aggiunto qualcosa per combattere gli zombie? Perfetto. Poi cos'altro vuoi? Bisogno di componenti per dare mobilità e capacità di offesa al mech. Mobilità ci vogliono dei cingoli. C'è un cingolato anche penso. Bello. Non posso metterci dentro. Ehi. Ora ruota, mi dimentico sempre che devo scrivere il singolare. Ruota, mobilità e difesa. Potrei utilizzare qualsiasi cosa di metallo o qualcosa di appiccicoso per unire gli oggetti. Colla. Aggiungo qualcosa di appiccicoso per unire le parti. Mazinga, roba d'acciaio. Ah, rigig, roba d'acciaio. Monta! Oh, dobbiamo combattere un'ordata di zombie. Vai. Vai. Vai dietro. Ah, dici? Non lo so prendere. Aiuto, questi mi attaccano il mio Mac. Sadabam! Ha perso un monocolo. BAM! Devo mettermi un lanciarazzi. Mettere il Mac per iniziare la locazione. Non mi sentavo il Mac. Sto dicendo! BAM! Ok, ho preso anche questo. Starite, starà. Starà. Starà.
quello che l'ho ucciso così. Invasione della caserma completato. Quanto siamo? Mamma mia, 30 minuti. Zio. Allora, finiamo sto livello in fretta. Col batticarne in mano, facciamo così. Mettiamoci al volante. Volante. Il nostro Maxwell sarà volante. Suona. Ok, questo è suonato. Allora, qua devo tornare su, suonare quello sopra. Dovremmo aver quasi finito, Suona. Questo funziona. Perfetto, me ne manca uno. Ancora piromane. Aiutami a ricostruire questo edificio. Cemento. Top. Ah. Muratore gigante. Maggiore. Volevo un muratore, non un maggiore. Muratore. Vai. Vai, costruisci. Vai! Muratore, costruisci! Costruisci. Cazzuola. Cazzuola, voi. Ho costruito una chiesa. Bravo. Oh, ho preso tutto. Bene, ragazzi, finiamo questo video perché è lunghissimo, è durato troppo. E niente, fatemi sapere se volete che vada avanti a fare ancora qualche puntata di questa cosa, perché sennò... Niente. Ma volete? Il primo che mi scrive nei commenti che è, gliela spedisco a casa. Non sporca. Ce ne saranno tantissimi. Sì. Non c'è nessuno. Chi è che ti vuole? Chi ti vuole? Ah, sei scemo. Niente, vabbè. Non perdiamoci in frivolezze. Niente, se volete che vi faccia ancora qualche... Così, magari... Avete capito, no? Ciao, ci vediamo. È stato bello finché è durato.